Chan, oggi apriremo i due portachiavi Cry Babies Magic Tears. E vi vorrei dire prima di aprire che questa collezione contiene 24 Cry Babies Magic Tears diverse. Adesso apriamo e scopriamo chi ci sarà. Adesso vediamo. Ecco, l'abbiamo aperta. Adesso continuiamo ad aprirla. Oh, al sacchettino. Questa è la rivista. C'è anche la rivista che contengono. Ah, c'è un fumetto. Apriamo il sacchetto. Abbiamo trovato lo squalo. Guardate che bello, è tutto glitteroso. Vediamo nell'altra bustina se questo contiene glitter. Guardate che bella, è tutta glitterata, è la squaletta. Se guardate la serie e scoprite come si chiama, c'è questo pezzettino che se lo fate scivolare, ecco, è un portachiavi, si mette così, si spinge, poi questo pezzo serve per bloccarli. Ed è ovviamente bellissima. Amici, questa è la rivista, vedete? Questa è la copertina. Questa qui, l'unicorno bianco e la rara. E vedete? Possiamo attaccarli allo zaino di scuola. C'è anche il fumetto che finisce qua. E ci sono anche dei disegni fantastici. Questo è il portachiavi fantasy. Questa è un'altra immagine bella. Oh, ci sono i giochi! Qui pure, qui ti fa vedere un po' tutti i giochi che ci sono. C'è dei giochi che se andate nei migliori negozi di giocattoli li potete trovare. E questa è la fine. Dopo questa Cry Baby squalo, apriamo quest'altra bustina e vediamo cosa ci troveremo dentro. La rivista, e la bustina. Ok, la strappiamo e l'apriamo. Sono riuscita ad aprire la busta, adesso finiamola di aprire. La sacchiotta rosa è troppo cucciola. Guardate che tenera. Guardate che tenera questa bellissima orsacchiotta. Ok, questa è lei. E le riviste di ogni Cry Baby sono uguali. E queste riviste cambieranno solo a giugno. Non si sa, forse l'1 giugno, non lo so, ma sicuramente a giugno. E cambierà la rivista e anche la serie di queste Cry Babies. Comunque vi dico che sono bellissime queste Cry Babies. Poi faremo l'unboxing degli altri Cry Babies che usciranno in edicola. Sicuramente saranno pucciosissime come queste due. E mettete un bel like, seguite il canale e ciao!